Buongiorno a tutti, sono Giacomo Bellotti e iniziamo questo video con una domanda. Secondo voi qual è quel movimento che eseguiamo 20.000 volte al giorno senza mai pensarci? Beh, se avete letto il titolo di questo video ovviamente è facile rispondere, ossia noi eseguiamo circa 20.000-21.000 atti respiratori al giorno. Per atto respiratorio si intende il movimento di portare dentro l'aria e poi portarla fuori. È un movimento che spesso diamo molto per scontato, pochissime persone si focalizzano sulla respirazione durante la giornata, eppure come vedremo in questo video è un movimento estremamente, è un atto estremamente importante sotto tanti punti di vista, dal punto di vista del mal di schiena, dal punto di vista del buon funzionamento dell'organismo in generale. Abbiamo bisogno prima di chiarire un paio di concetti secondo me importanti. Quello che vi inizio a raccontare è che il nostro corpo è governato dal sistema nervoso, ossia l'insieme dell'encefalo, del midollo spinale, dei nervi, cioè questa grande autostrada delle informazioni, cioè questo computer centrale che è collegato a tutto il corpo tramite un vasto insieme di fili, possiamo pensare, di terminazioni nervose. Bene, il nostro sistema nervoso ha una parte che si chiama sistema nervoso simpatico e una parte che si chiama sistema nervoso parasimpatico. Sono due sistemi che lavorano sempre assieme per far funzionare bene il nostro corpo. Diciamo che il sistema simpatico è quello responsabile di tutta una serie di risposte automatiche, soprattutto risposte legate a momenti di stress, a momenti di difficoltà. Ad esempio possiamo pensare all'aumento della frequenza cardiaca o all'aumento della sudorazione. L'esempio classico è stiamo perdendo l'autobus, dobbiamo fare uno scatto per andare a raggiungerlo. Cosa succede? Aumenta appunto la frequenza cardiaca, suderò per dissipare il calore, succederanno tutta una serie di risposte automatiche che sono governate da questo sistema simpatico. Dall'altra parte invece abbiamo il suo opposto, ossia il sistema parasimpatico. Questo è il sistema che gli americani chiamano rest and digest, cioè il sistema dedicato al riposo e alla digestione, ed è quindi più legato ai momenti di tranquillità. Bene, questi due sistemi influenzano anche la respirazione, ossia avremo una respirazione più veloce, più superficiale nel sistema simpatico. Quindi se dobbiamo andare a correre, se dobbiamo correre per prendere l'autobus, avremo una respirazione in questa maniera. Se invece saremo in una situazione di tranquillità, ad esempio stiamo meditando oppure abbiamo appena pranzato, avremo una respirazione molto più lenta, molto più tranquilla. Quindi questi due sistemi influenzano fortemente il tipo di respirazione che utilizziamo, ma, e questo è molto importante, anche la respirazione può a sua volta influenzarli. Cosa vuol dire questo? Che se noi impariamo a respirare nella maniera corretta, quindi sia a respirare magari diaframmaticamente, come vedremo tra poco, che imparare anche a gestire la frequenza, quindi il numero di atti respiratori che facciamo, questo può avere un effetto calmante o eccitante sugli altri due sistemi. Per semplificare molto la cosa, possiamo dire che se impariamo a respirare diaframmaticamente e utilizzare un minor numero di atti respiratori al minuto, sicuramente riusciremo ad attivare di più il sistema rest and digest, cioè il sistema parasimpatico, e quindi riusciremo ad avere in generale una maggior tranquillità, e questo ovviamente ha un effetto profondo anche a livello psicologico. Quello che mi capita spesso di vedere è che molte persone, ad esempio afflitte da dolori legati al mal di schiena, tendono ad avere una respirazione molto superficiale, tendono ad essere molto stressati, cioè tendono ad avere tutta una serie di situazioni legate ad una iperattivazione del sistema simpatico. Quindi quello che possiamo fare, oltre a tutti gli altri esercizi, oltre a tutte le altre terapie, è cercare anche di utilizzare maggiormente la respirazione per stimolare di più il sistema parasimpatico, quindi per donarci una maggiore tranquillità. Il secondo motivo per cui la respirazione è molto importante è un motivo posturale. Qua bisogna fare una piccola premessa. Noi abbiamo due tipi di respirazione: una respirazione toracica o apicale alta e una respirazione diaframmatica oppure bassa. In realtà questa è un po' una semplificazione, però ci serve per rendere il discorso un pochettino più comprensibile. Bene, la respirazione toracica è una respirazione di questo tipo. Adesso sto enfatizzando un po' le cose. Inspiro. Quindi si muove molto questa parte. Invece la respirazione diaframmatica è una respirazione che avviene più a livello basso, quindi è di questo tipo.
Il diaframma, tra l'altro, questo non l'abbiamo ancora spiegato, è una lamina muscolare posta a questo livello. Voi dovete immaginare proprio come se fosse un telo, una membrana, che parte qua sotto, diciamo, da sotto le costole, da sotto lo sterno, e passa fino dietro, fino alla zona lombare. Quindi è proprio posta in questa maniera. Il diaframma come funziona? Quando si contrae, per un meccanismo che è un pochettino difficile da spiegare dal punto di vista biomeccanico, il diaframma comunque quando si contrae si abbassa in questa maniera. Quindi voi immaginate proprio come se ci fosse un foglio a questo livello che fa questo tipo di movimento. Questo cosa causa? Causa una pressione negativa all'interno del torace che porta a risucchiare l'aria all'interno. Quindi fondamentalmente il movimento dell'inspirazione è causato da questo abbassamento del diaframma. Potete pensare un po' alla siringa, ad esempio. Se io prendo una siringa e tiro lo stantuffo verso il basso, lo stantuffo si sta abbassando e sta risucchiando all'interno l'aria. La stessa cosa succede nel nostro organismo. Durante la fase di espirazione invece il diaframma si rilascerà, si alzerà e i polmoni si svuoteranno passivamente, quindi l'aria uscirà dal naso e dalla bocca. L'altra parte di respirazione invece, quella toracica, è una respirazione anch'essa utile in certi momenti, ma presuppone l'utilizzo di alcuni muscoli che si chiamano muscoli accessori della respirazione, ad esempio gli scaleni, lo sternocleidomastoideo, cioè sono tutti dei muscoli che ci permettono sì di respirare, ma sfruttando di più la parte superiore, la parte apicale. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che tantissime persone, soprattutto persone che soffrono di dolore vertebrale lungo la colonna, o anche magari dolore alla spalla o al collo o alla zona nucale, tendono a sfruttare molto di più la respirazione toracica piuttosto che non la respirazione diaframmatica. Ed è facile capire perché questo può portare dei problemi, perché è come se noi tutto il giorno respirassimo in questa maniera. A fare questo movimento 20.000 volte al giorno, anche se fosse un movimento piccolo, non piace al nostro corpo, perché ovviamente porta a un sovraffaticamento e a una costrizione di tante di queste strutture. Con l'aiuto di Serena andiamo subito a vedere la parte pratica, ossia come imparare al meglio la respirazione diaframmatica. Quello che dico sempre è che magari alcune tecniche possono sembrare molto semplici, magari alcuni esercizi li avete anche già visti in altri video, ma è sempre importante prestare attenzione ad alcuni piccoli accorgimenti che fanno una differenza enorme tra fare un esercizio bene e fare un esercizio male. Quello che facciamo quindi è mettere una mano sul torace e una mano sull'addome. Dopodiché andremo ad eseguire una serie di inspirazioni ed espirazioni, e nel momento in cui portiamo dentro l'aria la portiamo dal naso e la buttiamo fuori dalla bocca. Le accortezze in questo caso sono due: quando inspiriamo pensiamo di andare a riempire questa zona, cioè pensiamo che l'aria scenda passando attraverso il naso fino all'addome, andando a riempire la parte anteriore, ma soprattutto, e questa è una delle parti importanti, i fianchi e soprattutto, in special modo, la parte posteriore. Questa è una cosa che molti si dimenticano di dire anche in tanti video, anche molti professionisti quando lo insegnano di persona. Cioè vogliamo sentire anche la respirazione qua dietro, cioè sulla parte lombare. Mentre quando andremo ad espirare, cioè a buttare fuori l'aria, vogliamo buttarla fuori attraverso la bocca tenendo le labbra socchiuse, come se dovessimo spegnere delle candeline. Adesso vedremo questo movimento con Serena. Nel nostro caso, per dimostrarlo più facilmente, Serena andrà ad enfatizzare un po' il movimento, cioè si vedrà un movimento leggermente più ampio di quello che dovrebbe essere. Ripeto una cosa importante, ossia che non vogliamo buttare in fuori la pancia, cioè non siamo noi che buttiamo fuori la pancia, è l'aria che pian piano gonfia tutto quanto, ma è importante mantenere un minimo di attivazione addominale. Quindi prima vediamo la respirazione toracica, quindi inspiro dal naso e questa volta si muove di più la parte superiore, si muove molto questa zona qui, e poi butto fuori. Benissimo. Dopodiché vediamo quella diaframmatica, quindi inspiro dal naso, si sta gonfiando tutta questa parte. Quello che Serena sente, buttiamo pure fuori, non è solo il gonfiare la pancia, ma sono anche i fianchi e soprattutto la zona lombare. Di nuovo, inspiro dal naso, l'aria scende fino all'addome,
Butto fuori dalla bocca, tenendo le labbra socchiuse, pensando di spegnere le candeline. Questo ci permette di dare un po' di resistenza all'uscita dell'aria e costringe anche a lavorare un po' di più la muscolatura a questo livello, che in molti casi, come ad esempio in caso di lombalgia, di dolore vertebrale, diciamo lombare, funziona molto bene. Lo stesso movimento funziona molto bene in quello che viene chiamato respiro del coccodrillo, crocodile breathing degli americani, ossia ci giriamo a pancia in giù e inspireremo dal naso cercando di sentire bene questa zona che si gonfia. Quindi inspiro, questa zona si sta alzando, butto fuori, sento questa zona che si chiude bene. Di nuovo inspiro, gli addominali sono sempre un po' compatti, sento questa zona che si gonfia e poi butto fuori. L'ultima posizione che vediamo, e progressivamente stanno diventando sempre un po' più difficili, è quella seduta. Benissimo, anche in questa posizione cercheremo di inspirare dal naso e butteremo fuori dalla bocca lentamente. Ripeto i punti importanti: quando inspiro l'aria scende fino a questo livello ed è importante che ci sia un minimo di contrazione addominale, quindi questo ci permette di sentire il respiro anche sulla parte laterale e anche sulla parte posteriore. Dopodiché, quando butto fuori, cerco di sentire questa zona che si svuota pian piano, quindi cerchiamo di sentire tutta questa parte qui che si stringe attorno alla colonna vertebrale come a proteggerla. Queste sono quindi le basi della respirazione diaframmatica. Ovviamente, come tutte le cose, ci vuole un po' di pratica, ossia bisogna imparare a sentire meglio alcune parti del nostro corpo. Questo è un punto su cui io insisto sempre molto con i miei pazienti, cioè imparare ad ascoltarsi di più, imparare a sentire appunto la contrazione di alcune strutture muscolari, imparare a sentire dove arriva l'aria, imparare a sentire il flusso che entra dal naso ed esce dalla bocca. Sono tutte cose che richiedono un po' di pratica, un po' di tempo, ma come tutte le cose, più le pratichiamo più diventiamo bravi. Bene, se questo video, questi consigli vi sono sembrati utili, abbiamo girato una serie di altri video in cui vediamo anche delle forme avanzate di respirazione diaframmatica con tutta una serie di posture particolari. Detto questo, da Giacomo Bellotti è tutto, ci rivediamo nel prossimo video.